Consiglio regionale si è riunito il 30 giugno per la seduta di insediamento della 10ª legislatura, con la presidenza del consigliere anziano Giovanni Corgnati. L'assemblea ha eletto presidente del Consiglio regionale Mauro Laus. L'assemblea nella stessa seduta ha proceduto all'elezione dell'ufficio di presidenza. Eletti vicepresidenti Nino Boeti e Daniela Ruffino, consiglieri segretari Angela Motta, Gabriele Molinari e Alessandro Benvenuto. Dopo l'insediamento del nuovo ufficio di presidenza si sono svolti gli interventi inaugurali di legislatura da parte del neopresidente dell'Assemblea Mauro Laus e del presidente della Giunta Sergio Chiamparino, che ha presentato i componenti dell'esecutivo. La memoria della Resistenza va in scena con l'8ª edizione di Voci nei luoghi, la rassegna teatrale che presenta 12 spettacoli in altrettante località ai quattro lati del Piemonte, che si svolge dal 6 luglio al 5 settembre. A Palazzo Lascaris è visibile fino al 14 luglio la mostra I Carabinieri Reali nella storia d'Italia, uniformi, cimeli, immagini dell'arma benemerita nel bicentenario della fondazione. L'esposizione rievoca la storia dell'arma fino al 1946. Eccellenze del Piemonte, vecchie pubblicità di carta e di latta, 1900-1960. È il titolo della mostra nella sede della Biblioteca della Regione Piemonte fino al 15 ottobre, che espone scatole di latta, disegni, colori, etichette e targhe pubblicitarie. Le tradizioni folcloristiche più vere della Romania hanno caratterizzato l'evento organizzato a Torino dal Centro di Cultura e Tradizione Romena con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte.